e Formez organizza insieme ad Agid per avere un aggiornamento sul piano triennale per l'informatica nella PA. Vi do il benvenuto, vi siete iscritti numerosi. Intanto vorrei rassicurare, diciamo, se qualcuno conosce persone che non sono riuscite ad iscriversi, noi abbiamo raggiunto il numero massimo già giovedì di iscrizioni a questo webinar e quindi da sistema abbiamo chiuso. Però c'è sempre da poter fare, da poter rivedere la registrazione che noi oggi faremo e che verrà inserita nei prossimi giorni sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti insieme alle slide dei nostri relatori. Allora, vi ricordo che il primo webinar oggi affronta il tema delle novità, delle caratteristiche e delle prospettive del piano triennale per l'informatica nell'aggiornamento che va dal 2022 al 2024. I prossimi webinar parleranno, il secondo porrà l'accento sul focus sulle componenti tecnologiche ed il terzo sul format del piano triennale. Quindi io, siccome abbiamo appunto un programma abbastanza ricco, passerei già la parola a Ludovico Anniballi di Agid che vi fa un saluto. Vi ricordo soltanto che questo progetto, questo evento si inserisce nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale nella PA, nell'ambito del programma Italia Login, la Casa del Cittadino, in particolare alle attività della linea 1 che è gestione della trasformazione digitale. Buon webinar e passo la parola a Ludovico Anniballi di Agid che vi fa appunto un rapido saluto. Buongiorno, mi Ludovico, vedete? Mi sei sentite? collegato? Sì. Perfetto. Sì, Allora, beh. buongiorno a tutti. Sono Ludovico Anniballi e sono il responsabile dell'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione di Agid. Area all'interno della quale, tra le altre cose, ricade appunto il servizio piano triennale, che si occupa della redazione del piano triennale, ma non solo, insomma, diciamo anche di tutte le attività a corredo del piano triennale. Comunque oggi concentriamoci sul piano triennale e in particolare su quello che è l'aggiornamento 22-24 e sui suoi punti chiave. Farò una breve panoramica, insomma, della storia del piano triennale e prima di cominciare comunque volevo ringraziare tutti i partecipanti perché siete veramente numerosissimi e volevo ringraziare anche il Formez e i colleghi del servizio piano triennale per l'organizzazione del webinar. Quindi cerco di andare veloce. Va bene, appunto, questa è sono i partecipanti. Ok. Allora, vediamo intanto quali sono i presupposti normativi sulla base dei quali viene redatto il piano triennale. Quindi, la predisposizione del piano triennale è attribuita ad Agid dalla legge di stabilità 2016, e in particolare dal comma 513 dell'articolo 1, che prevede appunto che l'Agenzia per l'IA Digitale predisponga il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che poi viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. E il piano triennale, ad ogni modo, veniva già redatto e predisposto negli anni passati, quindi diciamo già intorno alla seconda metà degli anni 90, redatto appunto dall'allora AIPA e poi dal CNIPA, e rappresentava un documento di programmazione degli investimenti ma da parte delle sole pubbliche amministrazioni centrali, nonché dei progetti e dei principali interventi di sviluppo dei sistemi informativi delle amministrazioni centrali, appunto. Era il risultato di un elaborato assemblaggio dei programmi di ciascuna amministrazione e andava poi a costituire una delle basi di riferimento per le direttive e le linee strategiche del governo. La differenza quindi maggiore tra le principali differenze, diciamo, tra l'attuale piano triennale, quello poi redatto da Agid, e i precedenti redatti da AIPA e CNIPA, riguardano appunto, li possiamo sintetizzare in due punti. Quello relativo al perimetro delle pubbliche amministrazioni coinvolte, quindi dove prima avevamo solamente le pubbliche amministrazioni centrali e successivamente tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche il processo di redazione del piano. Questo processo di redazione, possiamo anche cogliere questa
questa differenza e dalla formulazione, da come è stato recepito poi anche l'attribuzione della redazione del piano triennale ad AGID nel codice dell'amministrazione digitale, che è stata prevista all'interno dell'articolo 14 bis del CAD, in particolare al comma 2, lettera B, dove si prevede appunto che AGID rediga e faccia la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del piano triennale contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo che il piano triennale assume un ruolo più operativo, cioè dà delle indicazioni operative sulle attività che le pubbliche amministrazioni devono svolgere in questo processo di transizione al digitale, diciamo. E ovviamente ciò non toglie che il piano, come previsto anche da norma, poi come sapete, insomma, e come vedremo, viene redatto ed elaborato con la collaborazione dei principali stakeholder. Che detengono, insomma, che attuano le principali strategie per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Oltre a ciò, il CAD attribuisce ad AGID anche un ruolo di monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione appunto alla coerenza con il piano triennale, ma anche una verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni in riferimento ai costi e benefici dei sistemi e le modalità fissate appunto da AGID. Ok, quindi. Il nuovo piano triennale, diciamo il piano triennale che viene dato da AGID, è costruito sulla base di un modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione che prevede diversi layer, dei layer orizzontali e layer trasversali che poi i colleghi vi illustreranno più in dettaglio successivamente. Quindi questo modello è un riferimento concettuale che costituisce proprio l'architettura base a cui tutte le pubbliche amministrazioni devono indirizzare le proprie iniziative di digitalizzazione. E questo modello, i layer di questo modello, sono anche attualmente alla base della composizione degli investimenti e delle misure della missione 1, componente 1 del PNRR. Quindi, ripercorrendo un po' quella che è appunto la storia e l'evoluzione del piano triennale, possiamo vedere come il piano triennale, in particolare anche questo aggiornamento, sia le precedenti versioni, ma anche questo aggiornamento 22-24, sono coerenti con quella che è la strategia. Le diverse strategie per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. E in particolare possiamo vedere sia la coerenza rispetto a quella che è l'agenda digitale italiana, l'agenda digitale che nasce in attuazione dell'agenda digitale europea, che è uno dei 7 pilastri della strategia Europa 2020 e che indica gli obiettivi di crescita dell'Unione Europea fino al 2020. Quindi lo scopo dell'agenda digitale era quello di fare leva sul potenziale delle tecnologie ICT per favorire l'innovazione, il progresso e la crescita economica, ovviamente. Successivamente possiamo vedere anche la strategia, la coerenza rispetto alla strategia per la crescita digitale 2014-2020. Quindi, infatti, l'Agenzia per l'IA Digitale ha predisposto la strategia per la crescita digitale appunto per il perseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale, che costituisce la condizionalità per i fondi degli obiettivi tematici 2 nell'ambito dell'accordo di partenariato del 2014-2020. Ma ancora possiamo vedere la coerenza rispetto a quella che è la strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025, che come sapete insomma era suddivisa nelle 3 sfide, una società digitale, un paese innovativo e uno sviluppo inclusivo e sostenibile, ma anche con quella che è la strategia Italia Digitale 2026 che è emanata dal ministro Colao, che va ad attuare
e ad anticipare alcuni obiettivi del Digital Compass 3030. In particolare possiamo ricordare la diffusione dell'identità digitale, il fatto di dover colmare il gap delle competenze digitali, l'utilizzo dei servizi cloud, ma anche il raggiungimento dell'80% dei servizi pubblici erogati online appunto, dalle pubbliche amministrazioni e anche in collaborazione con il MISE il raggiungimento del 100% delle famiglie e delle imprese italiane con la banda ultralarga. Quindi, diciamo, abbiamo ripercorso un po' quella che è la storia e la coerenza del piano triennale con le strategie, le diverse strategie del paese. E a questo punto lascio la parola al collega Fabrizio Donzella per ulteriori approfondimenti. Io vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno a tutti, anche da parte mia benvenuti a questo webinar sul piano triennale. Iniziamo ad entrare in maniera più approfondita in quelli che sono gli elementi caratteristici del piano triennale con alcune novità dell'aggiornamento 22-24. Riparto da dove ha lasciato l'ingegnere Aniballi con il modello strategico che è alla base del piano triennale e sostanzialmente qui si tratta dell'architettura di base del sistema informativo della pubblica amministrazione italiana composta dai vari layer che tutte le pubbliche amministrazioni devono in qualche modo implementare nel loro percorso di transizione al digitale. I layer sono suddivisi tra quelli orizzontali, ordinati in sequenza, e quindi le infrastrutture che sono alla base di tutto il sistema informativo, le piattaforme, in particolare le piattaforme abilitanti a cui le pubbliche amministrazioni nella quasi totalità si stanno adeguando, i dati chiaramente e i servizi che costituiscono un po' il front office della pubblica amministrazione italiana a beneficio dell'utenza finale, quindi dei cittadini e delle imprese. A questi layer orizzontali, che sono chiaramente collegati tra loro, perché chiaramente tutti devono essere implementati all'interno della propria macchina amministrativa, vi sono anche i layer trasversali a tutti i quattro orizzontali, e sono in particolare l'interoperabilità e la sicurezza. Sono appunto i layer che devono essere presenti in tutte diciamo, le attività, in tutte le iniziative che sono alla base appunto del percorso di trasformazione digitale delle amministrazioni. Infine abbiamo la governance che all'interno del piano triennale comprende due capitoli, come vedremo nel dettaglio. Governance che ha in questo momento una diciamo competenza plurima, una competenza molteplice, perché vede una pluralità di soggetti istituzionali che ne provvedono appunto alla realizzazione del governo appunto della digitalizzazione della PA, anche su livelli istituzionali diversi, a partire dalla pubblica amministrazione centrale e a quella regionale e infine a quella locale. Questa è l'evoluzione del piano triennale. Se prima abbiamo con l'ingegnere Aniballi verificato quello che è l'evoluzione del contesto strategico, qui abbiamo riportato le 5 edizioni del piano triennale, e così come si diceva, riformulato sulla base della legge di stabilità 2016, e che ha visto una prima edizione del piano triennale 2017-2019, quindi approvato nel 2017, che costituiva un po' un inizio, uno start-up attraverso quindi l'introduzione del modello strategico di evoluzione della PA, riprendendo quelli che erano in qualche modo gli ambiti tematici presenti nella strategia per la crescita digitale 2014-2020.
La seconda edizione, che copriva il triennio 2019-2021, approvato nel 2019, ha diciamo, un accento più marcato per quanto riguarda la divulgazione, la disseminazione del piano triennale stesso e quindi diciamo, delle prime iniziative di implementazione del modello strategico negli ambiti. E favorendo tra l'altro un percorso di condivisione con le PA perché diciamo, in quel caso, quell'edizione si è aperta già una collaborazione con i soggetti che in qualche modo a cui erano state attribuite alcune funzioni di governance del digitale. La terza edizione, quella del 2022, è un po', diciamo, innovativa sulla l'adozione di azioni specifiche da parte della PA che sono individuate in maniera chiara attraverso degli obiettivi, dei target e delle linee di attività e quindi con un approccio che è orientato alla misurazione dei risultati. Di indicatori che sono già espressi, già dettagliati e delineati all'interno del piano triennale. Questa stessa impostazione è stata confermata nei due aggiornamenti successivi, quindi quella del 21-23 e quella ultima di cui appunto parliamo oggi, che copre un triennio 22-24 e che riprende le impostazioni. Il modello strategico e la struttura appunto delle due versioni precedenti, quindi quella del 2022 e quella del 2123, in modo che appunto si possa anche verificare un aggiornamento degli obiettivi, dei risultati, dei target e delle linee di attività, così come verrà espresso più tardi dai miei colleghi. Quindi il monitoraggio dei risultati rappresenta uno degli aspetti principali anche di questo aggiornamento, insieme ad altre novità che sto per illustrare. Ecco, alcune novità sono raggruppate in questi due punti. Il primo punto riguarda chiaramente una revisione del contesto normativo e strategico che troverete all'interno del piano triennale 22-24, all'interno di apposite sezioni presenti in ciascuno dei capitoli che riguardano le componenti tecnologiche, ma anche chiaramente i due capitoli di governance, in cui sono ben delineati e linkati tutti i documenti, a partire dalla normativa, i documenti regolamentari, alcuni atti amministrativi come determinazioni da parte dei soggetti centrali che hanno appunto competenze sulla digitalizzazione per la PA e abbiamo introdotto in questo aggiornamento anche i riferimenti più puntuali e più dettagliati a quelli che sono gli investimenti e subinvestimenti presenti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare nella missione 1. Componente 1. Quindi il piano può in qualche modo rapportare quelle che sono le azioni previste, le pianificazioni, le tempistiche all'interno del piano stesso con quelle previste negli investimenti e nei subinvestimenti del PNRR incasellati chiaramente all'interno dei capitoli riguardanti le componenti tecnologiche. Il secondo bullet point riguarda un'ulteriore novità dell'aggiornamento di quest'anno e che è chiaramente una estensione di obiettivi, risultati attesi e linee di azione anche al 2024 e quelle del 2022-23 in qualche modo confermate anche sulla base degli esiti del monitoraggio che Agid svolge annualmente sugli obiettivi dell'ultima versione approvata. Stiamo appunto per avviare l'attività di monitoraggio che riguarda appunto l'anno 2022 e con l'integrazione appunto, come dicevo prima, di riferimenti diretti al PNRR.
Ulteriori novità riguardano appunto il mantenimento delle linee di azione attribuite alle PA, questo è particolarmente importante e interessante ed è una sezione per noi strategica all'interno del piano, quella appunto di elencazione di quelle che sono le linee di azione a cui diciamo tutte le PA in maniera trasversale per la maggior parte di esse devono in qualche modo adeguarsi con una tempistica precisa. Quindi il mantenimento delle linee di azione presenti nelle precedenti edizioni del piano e ancora attuali, anche per motivi di eventualmente ritardi che sono intervenuti nell'attuazione di queste linee di azione, e queste linee di azione sono collocate all'interno di una sezione apposita, come diciamo, la figura evidenzia in questa slide. Chiamata linee di azione ancora vigenti, che quindi in qualche modo continuano la loro validità, la loro vigenza anche in questo triennio 22-24. E infine, un'ulteriore novità è la riformulazione e ripianificazione delle linee di azione del piano triennale precedente, quindi nell'edizione 21-23, che non hanno raggiunto la naturale conclusione. In particolare per ritardi, come dicevo precedentemente, quindi sono state ripianificate oppure riformulazione se ne hanno cambiato il contenuto essenziale. Passo quindi la parola a Stelio Pagnotta che continuerà la disamina del piano triennale 22-23. Buongiorno a tutti, grazie Fabrizio. In questa parte di intervento andremo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono i contenuti del piano triennale 2022-2024, partendo chiaramente da quella che è la struttura e l'impostazione del documento, per poi fare un passaggio su quelli che sono i principali obiettivi e i principali risultati attesi di ogni capitolo. Naturalmente tenete presente, se avete visto la pianificazione dei tre webinar, che poi su diverse tematiche ci sarà un ampio approfondimento nel corso dei prossimi appuntamenti, ma questo ci è utile per capire come è impostato il documento, come è strutturato e quali sono le principali linee di attività. Da un punto di vista strutturale, anche chiaramente nell'ottica di semplificare al massimo la lettura per le pubbliche amministrazioni, il piano triennale mantiene la stessa struttura della precedente edizione, quindi si compone sostanzialmente di tre parti. Una prima parte con un'introduzione e con l'indicazione di quelli che sono i principi guida del piano triennale. Una seconda parte dedicata alle componenti tecnologiche, suddivisa nei classici 6 capitoli che ormai conoscerete benissimo, e una terza parte che è invece dedicata al tema della governance con 2 capitoli più diciamo il capitolo 9, che è quello che contiene l'indicazione e se vogliamo così definirlo, il riassunto in maniera schematica delle linee d'azione a carico delle pubbliche amministrazioni. In questa slide vi ho riportato quella che è la suddivisione che ho appena menzionato con la suddivisione per capitoli. Dal punto di vista dei singoli capitoli, anche in questo caso la struttura mantiene quella delle precedenti edizioni. Anche qui faccio un breve passaggio perché chiaramente è utile nel momento in cui approcciate la lettura del documento. Ciascun capitolo si compone di un'introduzione che va sostanzialmente a circoscrivere quelle che sono le tematiche trattate nel capitolo. Ha poi l'indicazione di quello che è il contesto normativo e strategico. Come diceva nel precedente intervento Fabrizio, c'è una sintesi dei principali riferimenti normativi con i link chiaramente ai documenti, alle fonti ufficiali. E poi ciascun capitolo si compone di obiettivi e risultati attesi. Quindi all'interno di ogni capitolo saranno definiti degli obiettivi e per ciascun obiettivo sono definiti degli indicatori con dei target annuali. Quindi in questo caso chiaramente i target riguarderanno gli anni 2022, 2023, 2024, naturalmente in continuità con quanto previsto finora. E le ultime 2 sezioni, che sono poi chiaramente anche di particolare interesse per le pubbliche amministrazioni che leggono il documento, sono le cosiddette linee d'azione. Da un lato, che cosa devono fare AGID, il Dipartimento o gli altri soggetti istituzionali, quindi delle roadmap sulle linee di attività che saranno poste in essere
nel corso del triennio, dall'altro, diciamo, legato a quello che devono fare, a quelle che sono le linee d'azione cosiddette istituzionali, ci sono poi le linee d'azione delle pubbliche amministrazioni, quindi, sostanzialmente una roadmap di quello che le amministrazioni, rispetto a ciascun obiettivo, devono porre in essere. Passiamo, ora a questo punto, ad andare ad analizzare, un po' più nel dettaglio quelli che sono i contenuti di ciascun capitolo. Come vi dicevo, faremo una carrellata abbastanza veloce perché su molti di essi poi si entrerà nel dettaglio nel corso dei prossimi appuntamenti, però può essere molto utile andare a scorrere quelli che sono i principali obiettivi e i principali risultati attesi del documento, anche perché possono in qualche modo aiutarvi a capire, soprattutto nella lettura del documento, quali sono le principali indicazioni contenute nel documento stesso. Chiaramente, un breve passaggio va fatto preventivamente sulla strategia e sui principi guida del piano triennale. Per quanto riguarda la strategia, rimane sostanzialmente immutata rispetto a quanto previsto finora. Sono sostanzialmente indicati tre obiettivi strategici legati alla necessità di favorire lo sviluppo di una società digitale con i cittadini e le imprese, dove i servizi digitali mettano al centro primariamente i cittadini e le imprese, quello di promuovere uno sviluppo etico, sostenibile ed inclusivo attraverso la digitalizzazione e quello di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie anche nel tessuto produttivo italiano. Per quanto riguarda invece i principi, probabilmente i molti di voi che già conoscono il piano triennale si saranno resi conto che si tratta di principi che abbiamo sostanzialmente tenuto in continuità con quelli delle precedenti edizioni e si tratta poi di principi che trovate chiaramente applicati sia nella parte di risultati attesi che nella parte di azione. Li scorriamo velocemente, vedete, c'è cioè il principio del digital e mobile first, quindi le pubbliche amministrazioni devono realizzare primariamente servizi digitali, c'è cioè il principio del digital identity only, quindi legato alla necessità di adottare sistemi di identità digitale definiti dalla norma, pensiamo a SPID e CIE, c'è cioè il principio del cloud first di grandissima attualità in questo momento, viene menzionato il principio legato ai servizi inclusivi e accessibili, quindi pensiamo a tutta l'attività che viene fatta per rendere i servizi digitali accessibili. Chiaramente altro principio menzionato è quello connesso ai dati e quindi facciamo riferimento a quello che è il patrimonio informativo della pubblica amministrazione. C'è una seconda slide con altri sei principi indicati dal piano. Facciamo riferimento all'interoperabilità, quindi i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e poi chiaramente vedremo cosa prevede il capitolo sull'interoperabilità, il principio della sicurezza e della privacy by design, il principio del transfrontaliero by design, quindi pensiamo a tutto ad esempio il discorso legato ad eIDAS, il principio del codice aperto, pensiamo alle linee guida sul riuso e sul codice aperto, e l'ho lasciato per ultimo il principio once only perché in qualche modo diciamo che la corretta applicazione, la corretta messa a terra di tutti quelli che sono i principi che ho enunciato finora, dovrebbe in qualche modo, chiudendo il cerchio, portarci verso quello che viene definito once only, cioè verso una situazione in cui le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere al cittadino e alle imprese informazioni già fornite. Come vi dicevo, naturalmente la piena applicazione del principio once only molto probabilmente presuppone che tutti gli altri principi fin qui enunciati siano messi a terra in maniera corretta e siano adottati dalle pubbliche amministrazioni. Come vi dicevo, andiamo adesso nel dettaglio di quelli che sono i capitoli. Partiamo dal capitolo 1, che è dedicato ai servizi digitali. Sostanzialmente il capitolo 1 prevede quattro obiettivi. Il primo è quello di migliorare la capacità di erogare i servizi digitali e abbiamo due risultati attesi, due tipologie di risultati attesi. Da un lato, legata alla diffusione del modello di riuso del software in attuazione delle linee guida Agid, dall'altro legato alla diffusione del monitoraggio della fruizione dei servizi digitali. Nel concreto facciamo riferimento alle attività connesse a Web Analytics Italia che negli scorsi mesi sono state di grande
attualità. Altro obiettivo è quello di migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi, quindi facciamo riferimento all'incremento dei modelli standard per lo sviluppo dei siti, quindi pensate a tutto quello che è l'ecosistema di Designers Italia, la diffusione dei test di usabilità e l'incremento dell'accessibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Gli altri due obiettivi, e in questo caso vedete due target nella slide, uno è legato alla piena applicazione del regolamento europeo, il cosiddetto Single Digital Gateway, e in questo caso uno degli aspetti, come ha detto Fabrizio, di novità è legato al fatto che c'è per alcune attività c'è un allineamento al PNRR. Questo è uno dei casi. L'obiettivo e i risultati attesi sono legati chiaramente a quanto previsto dal PNRR. E c'è poi l'obiettivo 1.4, che è una novità di questo piano triennale, proprio dal punto di vista dei contenuti, che fa riferimento al pieno adeguamento dei servizi di recapito certificato al regolamento eIDAS. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di tutto quel filone di attività che fa riferimento al percorso di migrazione dalla PEC alla REM e di quindi tutte le attività che saranno messe in campo nel triennio e di conseguenza di quello che le amministrazioni dovranno fare. Il capitolo 2, come sapete, è invece dedicato ai dati. Abbiamo tre macro obiettivi: favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati, aumentare la qualità dei dati e dei metadati ed aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. E anche in questo caso, per ciascuno di questi obiettivi, vedete come sono previsti degli specifici risultati attesi che vanno nel dettaglio delle attività delle amministrazioni. Quindi, per favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le amministrazioni, da un lato, le attività sono finalizzate ad aumentare il numero di basi dati di interesse nazionale che espongono API coerenti con il modello di interoperabilità, dall'altro aumentare il numero di dataset di tipo dinamico in coerenza con quanto previsto dalla direttiva europea, e dall'altro aumentare il numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali, quindi facciamo riferimento a quello che è l'ecosistema della direttiva Inspire. C'è poi l'obiettivo legato alla necessità di aumentare la qualità dei dati e dei metadati, quindi l'aumento del numero di dataset con metadati conforme agli standard europei e nazionali e l'aumento di numero di dataset di tipo aperto, e poi la necessità di far sì che aumentino anche i dataset che adottino quelle licenze previste dalle linee guida. Faccio a questo punto una panoramica sul capitolo 3, che è quello dedicato alle piattaforme, che è sempre un capitolo di grande interesse per le pubbliche amministrazioni, anche perché chiaramente si tratta di tematiche che hanno un impatto molto, molto diretto e molto forte sulle amministrazioni. Possiamo in questo caso individuare tre obiettivi di massima che si dà il capitolo. Innanzitutto favorire l'evoluzione di piattaforme esistenti, quindi andare a migliorare delle piattaforme già esistenti, ed in questo caso abbiamo due risultati attesi. Da un lato si fa riferimento alla necessità di favorire la diffusione sia lato alimentazione che lato utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, e dall'altro di aumentare il numero di amministrazioni che utilizzano NoiPA, quindi il sistema stipendiale della pubblica amministrazione. Il secondo obiettivo, il 3.2, fa invece riferimento alla necessità di andare ad aumentare il grado di adozione di piattaforme che sono, diciamo, tra virgolette, più stabili rispetto alle precedenti. Quindi facciamo riferimento alla necessità di incrementare l'adozione dell'identità digitale, alla necessità di incrementare i servizi sulla piattaforma PagoPA e di conseguenza l'utilizzo della stessa, e alla necessità di favorire di incrementare il numero di amministrazioni scolastiche che utilizzano il sistema SIOPE Plus. Il terzo obiettivo invece è legato alla necessità di incrementare o razionalizzare, quindi di introdurre nuove piattaforme o razionalizzare quelle esistenti, e quindi si fa riferimento all'incremento dei servizi sulla piattaforma IO, alla realizzazione di INAD, quindi dell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche e degli enti di diritto privato non tenuti alle iscrizioni in albi professionali nel registro delle imprese, alla realizzazione del sistema
sistema di gestione deleghe e alla realizzazione della piattaforma notifiche digitali. Anche in questo caso, vedete, la piattaforma notifiche digitali prevede la targhettina PNRR, poiché i target sono pienamente allineati a quanto previsto dal PNRR. Ho inserito in questa slide anche il riferimento alla piattaforma digitale per l'erogazione dei benefici economici concessi alle amministrazioni pubbliche, la cosiddetta IDPay, anche se non è previsto un obiettivo e un risultato atteso specifico per questa piattaforma. Si tratta comunque di una piattaforma nuova che viene menzionata per la prima volta all'interno del piano triennale, quindi ho pensato potesse essere utile darvi questo riferimento e mostrarvi che viene per la prima volta introdotta all'interno del documento. Per quanto riguarda il capitolo 4, quello delle infrastrutture, si tratta probabilmente di uno dei capitoli di maggiore attualità, che chiaramente alla luce di quella che è stata l'evoluzione della strategia e l'evoluzione del contesto dell'ultimo anno ha subito le maggiori modifiche, è caratterizzato per una serie di novità proprio da un punto di vista redazionale che chiaramente seguono quelle che sono le novità strategiche. Quindi sostanzialmente abbiamo un primo obiettivo che è diciamo totalmente nuovo perché rappresenta un po' la sintesi di quello che veniva detto nel precedente piano in diversi punti del documento. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali delle amministrazioni adottando la strategia cloud e migrando verso le infrastrutture e servizi qualificati, tra cui anche lo stesso PSN. Quindi abbiamo in questo caso tre risultati attesi che corrispondono a tre linee di attività specifiche. Andare a seguire quel filone di attività legato alle amministrazioni che inviano la classificazione dei dati e dei servizi e il piano di migrazione. Andare a diciamo, valutare il numero di amministrazioni che migrano verso infrastrutture e servizi cloud qualificati, tra cui lo stesso PSN, ed anche in questo caso, come vedete, il target è pienamente allineato al PNRR. L'obiettivo e poi il terzo risultato atteso è quello legato all'ampliamento dell'offerta del catalogo dei servizi cloud qualificati. Vedo in chat che mi chiedono l'obiettivo 4.2. Da un punto di vista redazionale, l'obiettivo 4.2 manca nel documento, poiché, come dicevo, proprio da un punto di vista redazionale è stato necessario andare ad allineare il capitolo a quelle che sono le novità della strategia. Quindi sostanzialmente quello che nel piano 2021-2023 erano gli obiettivi 4.1 e 4.2 sono collassati all'interno dell'obiettivo 4.1 proprio per uniformità di contenuti. Mentre per quanto riguarda l'obiettivo 4.3 fa riferimento al miglioramento, diciamo, di quello che è la connettività per la pubblica amministrazione. E quindi si fa riferimento alla disponibilità di servizi di connettività a banda ultralarga per le amministrazioni locali e all'aggiornamento dei servizi di connettività nel contratto SPC. Per quanto riguarda il capitolo 5, quello dedicato all'interoperabilità, e in questo caso sostanzialmente abbiamo tre grossi macro obiettivi: quello di favorire l'applicazione delle linee guida con l'incremento del numero delle API presenti nel catalogo API. Naturalmente, come sapete, con l'introduzione della PDND si passerà progressivamente dal catalogo delle API, che era rappresentato sostanzialmente da Developers Italia, alla PDND, e quindi tutti gli obiettivi del capitolo vanno in questa direzione. Compresa la necessità di adottare API conformi al modello di interoperabilità e quindi incrementare il numero di amministrazioni registrate nella PDND e incrementare il numero di autorizzazioni realizzate attraverso API in PDND. E c'è poi l'obiettivo 1.3 che diciamo è un obiettivo un po' più di sistema, cioè quello di andare sostanzialmente a coinvolgere un numero sempre maggiore di amministrazioni nell'evoluzione delle linee guida sul modello di interoperabilità, proprio per avviare un percorso di potenziare un percorso di sempre maggiore condivisione. Vado velocemente sugli ultimi capitoli perché vedo che mi sta per scadere il tempo. È importante sottolineare che il capitolo 6, sicurezza,
È diciamo, uno di quelli su cui è importante porre l'attenzione, poiché proprio la sicurezza informatica, è una di quelle tematiche, che da un punto di vista strategico ha subito fortissime evoluzioni nel corso dell'ultimo anno. Come sapete, è diventata pienamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, e proprio nel corso dell'anno è stata adottata la strategia nazionale in materia di cybersecurity. Quindi diciamo che il piano triennale con l'obiettivo di assicurare un graduale passaggio da quello che era il precedente sistema di governance all'attuale, da un lato mantiene quelli che sono i precedenti obiettivi, i precedenti risultati attesi, quindi da un lato legati ad incrementare il livello di cyber security awareness e il livello di sicurezza dei portali istituzionali della pubblica amministrazione, ma dall'altro lato chiaramente inizia ad introdurre il tema della nuova strategia nazionale in materia di cyber security, che è stata adottata proprio nel mentre, nel periodo in cui il piano triennale veniva scritto. Quindi c'è un riferimento a quelle che sono le principali misure della strategia che sono previste per la pubblica amministrazione, chiaramente dei KPI specifici, quindi dei risultati attesi specifici, proprio sulla base di questa strategia saranno misurati a partire dal 2023, quindi dal prossimo aggiornamento, proprio per assicurare un passaggio che sia il più possibile progressivo. Vado velocemente sugli ultimi due capitoli, che sono quelli della governance. Il capitolo 7, che va a toccare il tema delle cosiddette leve per l'innovazione, ed ha due macro obiettivi: quello di rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e dei territori, quindi facciamo riferimento a tutto quello che è il tema degli appalti di innovazione, al tema delle gare strategiche, nonché alla digitalizzazione, al percorso di digitalizzazione degli appalti pubblici. E l'obiettivo 7.2, che invece fa riferimento a tutto quello che è l'ecosistema legato alla diffusione delle competenze digitali, quindi sia le attività connesse a Repubblica Digitale che le attività connesse al progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi al Syllabus, nonché le attività che svolge Agid proprio di diffusione delle competenze digitali connesse all'attuazione degli obiettivi del piano triennale. Il capitolo 8 invece ha un unico obiettivo, che è quello di migliorare i processi di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Da un lato si fa riferimento al tema dei responsabili per la transizione al digitale, quindi da un lato andare a completare quello che è il percorso di nomina con l'obiettivo di raggiungere tutte le amministrazioni, dall'altro di favorire la diffusione di modelli che consolidino questo ruolo, soprattutto presso le pubbliche amministrazioni locali, e dall'altro quello di rafforzare il livello di coerenza delle programmazioni ICT delle amministrazioni con il piano triennale. E in questo caso poi lo vedremo in parte nell'ultimo webinar, con tutto quello che è il discorso dell'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di un format standard. Quindi io ho fatto questa breve panoramica un po' di tutti i contenuti dei capitoli, insomma, per provare a mostrarvi in che direzione va il piano triennale. Come detto, poi nei prossimi webinar si entrerà ancora di più nel dettaglio dei temi con esperti di dominio per ciascun tema. Adesso passo la parola a Daniela Romano, che prosegue un po' sulla parte come sono strutturate. Buongiorno a tutti, sono Daniela Romano, faccio parte anch'io del gruppo che si occupa all'interno di Agid di supportare la redazione del piano triennale. Come anticipato dal collega D'Asterio, adesso faremo un breve focus sulle linee d'azione che si trovano all'interno del piano. Probabilmente per chi ormai diciamo, ha preso confidenza con il piano triennale, queste informazioni potrebbero risultare magari già note, però diciamo, ovviamente ci stiamo rivolgendo anche a un pubblico molto vasto, per cui diciamo, abbiamo pensato fosse utile concentrarci anche su questo aspetto del piano. Come possiamo definire le linee d'azione? Le linee d'azione alla fine, questo diciamo, è chiaro ormai da diverse edizioni, sono le indicazioni operative che troviamo all'interno del piano e che hanno proprio lo scopo di accompagnare i responsabili per la transizione digitale di ogni ente al raggiungimento degli obiettivi che poi vengono declinati all'interno del piano triennale. Ovviamente queste indicazioni operative
Noi le troviamo in relazione a ciascun obiettivo e ovviamente in relazione a quelle che sono le azioni che devono essere messe in campo dagli attori istituzionali, quindi da Agid, dal Dipartimento, ad eventuali altri soggetti che sono responsabili di linee d'azione che trovate esplicitate nelle cosiddette roadmap istituzionali, ma su questo adesso ci torniamo. All'interno di ciascun capitolo, per cui poi ci sono queste linee d'azione, dove in alcuni casi troviamo anche il dettaglio rispetto alla categoria della linea d'azione, scusate, la categoria dell'ente, quindi se è un ente centrale o un ente locale, e ovviamente si tratta, troviamo anche delle indicazioni rispetto alla possibilità che si tratti di evoluzioni, di prosecuzioni di linee d'azione definite nel piano precedente, in questo caso nel piano 21-23. Le linee d'azione all'interno del piano hanno subito un'evoluzione, cioè un'evoluzione anche in termini di rappresentazione di queste linee d'azione. Quello che vedete rappresentato in questa prima slide ci racconta il modo in cui le linee d'azione venivano rappresentate all'interno della prima edizione del piano triennale. Abbiamo preso un esempio riferito al capitolo sicurezza. Trovate sulla parte destra il modo in cui la linea d'azione era raccontata e quindi rappresentata all'interno del capitolo proprio sul settore della sicurezza informatica, e sulla parte invece a destra trovate un estratto delle stesse informazioni, quindi diciamo della rappresentazione della stessa informazione rispetto a quella linea d'azione, ma stavolta all'interno di un capitolo, che è un capitolo che abbiamo mantenuto anche nelle edizioni successive del piano, che si intitola per l'appunto Indicazioni per la Pubblica Amministrazione. All'interno poi del piano, dell'edizione del piano triennale 2019-2021, è stato fatto un piccolo step in avanti, nel senso che si è deciso di inserire anche una codifica alfanumerica legata alle linee d'azione, e si è deciso anche di provare a rappresentare graficamente le informazioni delle linee d'azione in un modo che potesse risultare di facile consultazione e anche potesse risultare utile poi ai responsabili per la transizione digitale o comunque ai lettori del piano triennale che potessero essere proprio interessati a capire in maniera immediata cosa occorreva effettivamente, cosa il piano raccontava che occorresse fare rispetto a ciascun ambito che veniva trattato all'interno del piano. Quindi, guardando questa slide, abbiamo sulla parte sinistra, come vedete, diciamo, c'è cioè una ripresa relativa sempre a quel capitolo di cui accennavamo prima, quindi al capitolo delle indicazioni per le pubbliche amministrazioni, e diciamo, l'ho inserito in questa slide proprio per raccontarvi la prima novità che c'era nell'edizione 2019-2021, quindi l'introduzione di un codice alfanumerico. Come vedete, al termine delle linee d'azione c'è poi un LA con un numero che ovviamente era consecutivo rispetto alle linee d'azione precedenti. Sulla parte destra, ovviamente con una rappresentazione così piccola, diciamo, che rende difficile la lettura, ma che ovviamente, diciamo, magari è una rappresentazione a voi già nota e che in ogni caso potete anche, diciamo, consultare poi online. Abbiamo deciso di rappresentare come sotto forma di timeline quelle che erano in quel momento, perché ovviamente era riferito a quell'edizione, a quelle che erano le principali scadenze che all'interno del piano triennale dell'edizione 2019-2021 erano le principali scadenze per le pubbliche amministrazioni. Oltre alla timeline, vedete che poi sulla parte in basso a destra è probabilmente visibile semplicemente con una distinzione di colori, ma comunque avevamo immaginato anche una leggenda per rappresentare
quella linea d'azione a quale capitolo per l'appunto facesse riferimento. E giungiamo quindi con già l'edizione 2020-2022 del piano a un'ulteriore evoluzione appunto nella rappresentazione delle informazioni sulle linee d'azione. Un'ulteriore piccola evoluzione, ma che ci potesse consentire in maniera più agevole il monitoraggio delle linee d'azione, per l'appunto. Per cui all'interno, cioè al termine di ciascuna, dell'enunciazione di ciascuna linea d'azione è stato introdotto sì, un codice alfanumerico come già era stato introdotto nell'edizione precedente, ma stavolta specifico rispetto al capitolo per l'appunto. Quindi abbiamo, diciamo, potremmo dire che abbiamo fatto un ulteriore step che ci ha permesso di passare dal concetto di mera timeline a roadmap. Come vedete, guardando queste rappresentazioni sia sulla parte sinistra che sulla parte destra della slide, abbiamo un cosa devono fare Agid e in questo caso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e cosa devono fare le pubbliche amministrazioni. Si tratta di due roadmap che fra di loro sono strettamente collegate e connesse. Questa parte sulla sinistra ovviamente fa riferimento a quello che dicevamo all'inizio di questo mio intervento, cioè a quelle linee che riguardano le azioni che devono mettere in campo i soggetti istituzionali responsabili in quel settore di attività. In questo caso, per questo capitolo di esempio, c'era Agid e le azioni che metteva in campo il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Bene, questa stessa rappresentazione l'abbiamo confermata ed è attualmente, diciamo, la stessa che accompagna anche il piano triennale di recente pubblicazione. Per cui anche in questo caso, in questa edizione del piano, ritroviamo le indicazioni, il capitolo indicazioni per le pubbliche amministrazioni, dove vengono proprio descritte anche l'evoluzione, le prosecuzioni delle linee d'azione rispetto al piano precedente, e in cui sono fornite delle viste, quindi sotto forma di infografica, delle viste riguardanti appunto le linee d'azione contenute in quest'ultima edizione del piano. Ora, ereditando quelle che erano le modalità e le viste che si era deciso di mettere in campo proprio nell'edizione precedente, abbiamo delle viste che riguardano la tipologia di pubblica amministrazione. Vedete qui in questa slide abbiamo ancora una distinzione netta fra le linee d'azione che riguardavano tutte le pubbliche amministrazioni, quelle che riguardavano solo le pubbliche amministrazioni centrali, quelle che riguardavano le regioni e le province autonome e infine quelle che riguardavano le pubbliche amministrazioni locali. Come forse avete già avuto modo di verificare, quest'anno, diciamo, non c'è questa netta distinzione rispetto alla tipologia, dal momento che le linee d'azione che sono state inserite nel piano riguardano per il 99% proprio tutte le PA, si rivolgono a tutte le PA senza distinzione netta fra le PA centrali, le regioni e province autonome e le pubbliche amministrazioni locali. Abbiamo poi le tre annualità con cui sono state, a cui fanno riferimento le linee d'azione, quindi il 22, il 23 e il 24. E infine le modalità temporali, quindi se una linea d'azione rispetto alla data che è segnalata all'interno del piano è una linea d'azione che inizia in quella data o che si deve concludere entro quella data. E infine abbiamo anche provato a migliorare, questo già dall'edizione precedente, la leggenda per rappresentare ciascun capitolo del piano. Come vi accennavo poc'anzi, diciamo, le roadmap che trovate all'interno di quest'ultima edizione del piano, proprio perché non erano, diciamo, nel 99% dei casi, come vi dicevo, si rivolgevano a tutta la platea di pubblica amministrazione senza distinzioni diciamo, di settore. Trovate delle roadmap che si riferiscono a tutte le pubbliche amministrazioni.
Allora, questa prima roadmap che trovate fa riferimento in realtà a quelle linee d'azione che erano, diciamo, iniziate o ereditate già da annualità precedenti e che arrivano, diciamo, a conclusione nel 2023. Sempre trovate in basso a destra la leggenda. E poi, come potete vedere, diciamo, ci sono queste barre grigie in orizzontale che segnano che la linea d'azione era già iniziata in precedenza e che nel momento in cui questa barra grigia arriva al punto in cui interseca in questo caso, diciamo, l'icona dei vari capitoli, è il momento in cui la linea d'azione deve giungere a conclusione. In questo caso, poi, per quanto riguarda invece il 2024, c'erano molte più linee d'azione che si concludevano nel 2024, per cui diciamo, la roadmap 2022-2024 è stata divisa per una questione di opportunità grafica che, ripeto, qui è stata riprodotta in una maniera, diciamo così, pressoché purtroppo illeggibile, ma gli spazi delle slide erano queste. Ovviamente nel piano la trovate in maniera molto più, vuol dire, rappresentata in maniera molto più leggibile. Qui è rappresentata in due slide. L'unica particolarità che voglio segnalare e che diciamo, riguardava appunto quelle modalità di avvio e di conclusione, come vedete in questa slide è più evidente, ci sono delle linee d'azione la cui barra grigia non inizia esattamente nell'estremità a sinistra, per cui diciamo il punto che si interseca fra l'inizio della barra e la timeline in basso è il momento in cui quella linea d'azione, diciamo che da quel momento la linea d'azione è in vigore. Bene, concludo il mio intervento con un breve esempio di una linea d'azione del modo in cui le due roadmap, abbiamo detto la roadmap istituzionale da un lato e la roadmap invece relativa alle PA, sono legate, sono connesse. In questo caso abbiamo preso ad esempio il capitolo 5 sull'interoperabilità. Trovate evidenziate dalle ellisse le linee d'azione, in particolare ne prenderemo poi una ovviamente dalla roadmap istituzionale e una dalla roadmap delle pubbliche amministrazioni. Adesso vedremo il modo in cui un esempio di come queste sono connesse. Sono connesse e sono diciamo, direttamente responsabili del loro giungere a compimento è necessario affinché si possa raggiungere l'obiettivo. Abbiamo preso ad esempio appunto nel capitolo dell'interoperabilità l'obiettivo 5.1 che riguarda il favorire l'applicazione delle linee guida sul modello di interoperabilità da parte degli erogatori di API. Come vedete, nella roadmap istituzionale abbiamo una data, cioè che entro settembre 2023 la piattaforma digitale nazionale dati PDND deve essere pronta, è pronta per ospitare le API, per i dati aperti che le PA dovranno esporre tramite API in accordo con le linee guida sui dati aperti, e questa è una linea d'azione a carico, per quanto riguarda gli attori istituzionali, a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale. Collegata a questa linea d'azione abbiamo quella, diciamo, per le pubbliche amministrazioni che prevede che entro dicembre 2023 le PA, secondo la roadmap di attuazione prevista dal PNRR, dovranno integrare 90 API nella piattaforma digitale nazionale dati. Ovviamente si tratta in questo esempio, prendiamo proprio ad esempio una delle linee d'azione che riguarda uno degli obiettivi che certamente è connesso e legato ovviamente a quelle che sono le roadmap che sono state anche tracciate all'interno del PNRR. Bene, torno a quest'ultima slide solo perché diciamo, spero che dopo aver fatto questa introduzione sull'evoluzione delle linee d'azione possa essere chiaro come diciamo, il contributo al raggiungimento degli obiettivi che vengono
delineati all'interno del piano, diciamo, riguardano tutte le PA, nel senso che il raggiungimento di quell'obiettivo non può prescindere quelle che sono le roadmap istituzionali, le roadmap delle PA, affinché, diciamo, si raggiunga l'obiettivo, altrimenti, diciamo, il rischio è quello appunto di non riuscire a raggiungere in maniera efficace gli obiettivi e i target che poi all'interno di ciascun obiettivo vengono delineati. Bene, io passo la parola a questo punto al collega Nicola. Ah, scusate, prima di passare la parola mi ero dimenticata un'ultima cosa che però credo che possa essere anche molto utile rispetto ad alcune domande che ho visto più o meno arrivare in chat durante anche gli interventi precedenti, che riguarda il fatto che alcune linee d'azione possono appunto avere subito delle conclusioni, possono, scusate, possono avere subito delle evoluzioni, quindi possono magari essersi o concluse, quindi la linea d'azione si è conclusa e non viene riproposta nel nuovo piano di azione, possono essere in corso, possono essere ripianificate, riformulate o essere nuove rispetto al piano precedente. Allora, come leggete nel titolo della slide, si tratta di un documento che l'anno scorso è stato fornito per l'appunto non esattamente in contemporanea, ma subito dopo la pubblicazione del piano ed è in questo momento in lavorazione, in cui abbiamo diciamo, un addendum al piano in cui vengono proprio dettagliati tutti questi cambi di stato eventuali delle linee d'azione, in cui magari si dà accenno appunto di tutte le linee d'azione e di come queste sono state eventualmente modificate. In alcuni casi, come magari avrete potuto vedere, sono anche cambiati i capitoli in cui quella linea d'azione che l'anno scorso si trovava all'interno di un capitolo, quest'anno si trova all'interno di un altro. Era proprio uno degli esempi che facevo poc'anzi sul capitolo dell'interoperabilità, c'è cioè una linea d'azione che originariamente era in un altro capitolo e che poi appunto per una riorganizzazione dei contenuti all'interno del piano è stata spostata appunto all'interno del nuovo capitolo in cui quell'argomento si è deciso di trattarlo e di approfondirlo. Questo documento, quindi, come vi dicevo, è in fase di aggiornamento, per cui verrà rilasciato a breve, probabilmente risponde un po' alle domande, ma in ogni caso, diciamo, poi avremo modo di approfondire. Un'ultimissima cosa è che per quanto riguarda le linee d'azione concluse, così come già avvenuto per il documento pubblicato l'anno scorso, di ciascuna linea verrà ovviamente fornito, diciamo, se questa linea d'azione ha prodotto un rilascio. Nel caso anche un rilascio di materiale, di risorse web che magari possono essere consultate, o un breve riferimento a eventuali output informativi che sono, diciamo, relativi per l'appunto alla linea d'azione che è stata conclusa. Bene, adesso davvero. Buongiorno, beh, come i colleghi che mi hanno preceduto, anche io faccio parte del servizio piano triennale. Ora, sostanzialmente, dopo aver fatto questo excursus, andremo a vedere una delle altre attività che ha in essere Agile. Prima è stato messo in risalto l'articolo 14 bis del codice dell'amministrazione digitale, in cui appunto viene attribuito ad Agile il compito di redigere il piano triennale. Ora, oltre alla redazione, diciamo che l'attività viene dicotomizzata anche attraverso il monitoraggio e la successiva verifica dell'attuazione del piano triennale. Un monitoraggio che va nell'ottica di andare a individuare la coerenza, se si sta andando nella direzione giusta, quindi la coerenza con il piano triennale, anche andando ad indagare, gli investimenti che le amministrazioni pongono in essere. Tant'è che l'attività di monitoraggio si estrinseca in tre azioni sostanzialmente da parte di Agi. Da una parte c'è il monitoraggio dei risultati, che abbiamo visto sostanzialmente con il collega Pagnotta, quindi i risultati attesi. Dall'altro il monitoraggio delle linee d'azione, che ha appena finito di far vedere in maniera pressoché esaustiva la mia collega Romano. E poi andiamo anche ad individuare e ad analizzare la spesa e gli investimenti in ambito ICT. Ovviamente quest'ultimo monitoraggio non si trova all'interno stesso del piano triennale, ma è un'attività che è a supporto dell'evoluzione del piano triennale stesso. All'interno del piano, come dicevo, troviamo invece i risultati attesi e le linee d'azione. È stata fatta vedere prima la struttura del piano triennale e, se vogliamo, e dei singoli capitoli, e quindi
in una sorta di orientamento, di bussola, dove si trovano gli argomenti che verranno e che vengono costantemente monitorati. Da una parte, appunto, i risultati attesi, dall'altra, le linee d'azione dal lato istituzionale. Ovviamente, questi due dati, queste informazioni che vengono raccolte, non a caso vengono inserite dopo un'introduzione a un contesto normativo, perché comunque, come sappiamo, il contesto muta sia da un punto di vista strategico, e sia da un punto di vista sostanzialmente normativo. A volte si è proattivi e si anticipa un po' quello che viene, che poi sarà, da un punto di vista di scenario, ma anche da un punto di vista normativo. A volte c'è la necessità di rincorrere sostanzialmente e di mettersi al passo con i tempi. Perché dico questo? Ciò comporta per il fatto che sostanzialmente, una volta che vengono definiti, si ha un obiettivo e si vuole arrivare a una determinata situazione, quindi si ha un proprio risultato atteso con la definizione di passare da una situazione di ASISA a un to be desiderata, l'obiettivo è quello di andare a definire un set di target che siano coerenti e nello stesso tempo misurabili, ma sfidanti e raggiungibili. Prima dicevo che il contesto è mutevole e quindi vengono anche definiti in una logica di rolling, perché anno su anno è necessario intervenire. A volte si sarà andati oltre le aspettative e quindi non ci sarà necessità di andare ad aggiornare un determinato target. A volte ci si sarà rendere conto che magari in un piano si è stato fin troppo ottimisti e quindi bisognerà riaddrizzare il tiro. I target sostanzialmente che vengono definiti possono avere due logiche. Da una parte si può avere una logica di switch off, faccio o non faccio una determinata cosa nei prossimi 3 anni. Dall'altra invece, appunto, rimarcando il concetto della logica rolling, si vanno a definire dei target, e ripeto, raggiungibili, sfidanti ma raggiungibili, che in 3 anni devono essere raggiunti. Come lo si fa? Lo si fa prima individuando una baseline, quindi rendendosi conto a che punto si è e qual è il nostro punto di partenza. E poi sostanzialmente andare a definire cosa ci si aspetta per i prossimi 3 anni. Ovviamente questa catena, come dicevo, obiettivo, risultato atteso, target, deve essere costruita anche in base a quello che è lo scenario in cui si opera, quindi da un punto di vista normativo e strategico. Ovviamente è anche fondamentale andare anche ad evidenziare qual è poi la fonte di alimentazione per la raccolta periodica dei dati. Oltre ai risultati attesi, e non mi soffermo, l'ho fatti vedere in maniera puntuale la mia collega, ci sono le linee d'azione. Mi limiterò solo a rimarcare il concetto che nell'attività di monitoraggio, semplificando, alla fine si tratta di andare a individuare azioni concrete che possono essersi evolute rispetto al piano precedente, possono avere un loro naturale proseguimento oppure semplicemente cessare perché è finito l'obiettivo e l'azione stessa. Come dicevo poc'anzi, oltre a queste due attività di monitoraggio che sono i risultati che vanno a monitorare i risultati attesi e le linee d'azione, si ha anche quello l'obiettivo di andare, al fine di supportare l'evoluzione del piano, quello di andare a indagare la spesa delle amministrazioni. Lo facciamo tramite la somministrazione di un questionario, il panel di circa un'ottantina di amministrazioni che va a coinvolgere tutte le pubbliche amministrazioni centrali, le città metropolitane e i capoluogo e oltre tu e le regioni e tutte le regioni. Qual è l'obiettivo sottostante? Andare a individuare com'è, definire il percorso di trasformazione digitale che si sta attuando nel paese e andare anche a individuarne determinate caratteristiche. Ora qui vedete in maniera molto schematica quali sono le informazioni che andiamo a richiedere, quindi oltre alle informazioni generali dell'ente si va proprio a chiedere la spesa che è stata effettuata dall'ente in un determinato arco temporale, andando anche a evidenziare, a mettere in risalto quello che sono la spesa, diciamo, di gestione operativa, ma mettendo anche in risalto quella che poi è veramente finalizzata all'innovazione e quindi al progredire dell'amministrazione. Inoltre chiediamo appunto, nell'ottica di andare a individuare questo percorso di digitalizzazione, quali sono i progetti principali che l'amministrazione ha posto in essere nel triennio di riferimento. Come si svolge sostanzialmente la nostra attività di monitoraggio? È bene ribadire che il monitoraggio è un'attività fondamentale perché funge da punto di congiunzione tra le varie edizioni del piano. Concluso un piano, vi è la necessità di andare a monitorare, quindi fare un SAL delle attività, rendersi conto se quello che è stato definito nel piano precedente è stato messo in atto o meno. Quindi si mette un punto sostanzialmente, uscito il piano, si vanno a monitorare i target. Questo è il riferimento del vecchio piano 21-23, quindi adesso è uscito il piano nuovo. Ci troveremo ad andare a monitorare quello che era stato effettivamente
posto in essere nel piano per vedere se effettivamente sia stato messo in atto o meno quello che si era auspicato. Come lo si fa sostanzialmente? Lo si fa sostanzialmente tre operazioni. La prima è andare a colloquiare sia con i responsabili interni che esterni, perché sostanzialmente, da un punto di vista, per mettere in atto appunto l'importanza, ribadisco l'importanza dell'attività di monitoraggio, sostanzialmente, perché aiuta ad avere una visione strategica, a mettere in atto poi una vera e effettiva capacità realizzativa e soprattutto aiuta anche ad avere una governance, passatemi il termine, da un punto di vista allargata e condivisa, perché i colloqui non avvengono solo con i referenti interni della nostra agenzia, ma anche con amministrazioni istituzionali, con altri attori esterni che hanno come noi l'obiettivo di far velocizzare il più possibile la trasformazione digitale del paese, quindi Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento della Trasformazione Digitale, PagoPA, il MEF, il PZS e da quest'anno anche la neonata, non più tanto neonata, Agenzia per la Cybersicurezza. Quindi una volta avviati questi colloqui vengono anche raccolti dati. I dati possono essere di due tipi, la maggior parte ovviamente saranno quantitativi, ma ci saranno anche quelli qualitativi. Vengono schematizzati, viene anche definito, a volte si ha la necessità non solo di andare a misurare un target incrementale, vedere se si sono fatti passi in avanti o meno da un determinato punto di partenza, ma a volte si ha anche la necessità di andare a definire una nuova baseline, quindi per qualcosa di nuovo andare a definire un punto di partenza proprio nuovo. Dopo questo, l'obiettivo è quello di andare ad esporre e divulgare i dati sostanzialmente. Come lo facciamo? Alcuni di voi, la maggior parte sicuramente lo conoscono. Abbiamo il monitoraggio del piano triennale, il sito, il monitoraggio del piano AST della PA, in cui vengono appunto raccolti e messi in risalto i risultati ottenuti sui target del piano. Ora, quello che vediamo è una sintesi di quello attuale, quindi del vecchio piano. Ovviamente è in essere questa attività di monitoraggio del nuovo piano che è uscito e prossimamente il sito verrà aggiornato con i nuovi dati. Ora, per farvi rendere conto, sostanzialmente i dati che vengono mostrati, anche per aiutare da un punto di vista visivo, è stata scelta l'idea di mettere queste stelline proprio appunto per dare l'idea che se gli obiettivi sono stati ra pienamente raggiunti avranno quattro stelline, se non sono stati raggiunti o per nulla raggiunti avranno una sola stellina. Il monitoraggio avviene non solo su singolo risultato atteso, ma anche sull'intero capitolo, sostanzialmente, quindi una percentuale di raggiungimento dell'intero obiettivo. Come vi ripeto, questi sono i dati, troverete ancora i dati del vecchio monitoraggio, sostanzialmente quelli inerenti del vecchio piano, a breve troverete quelli nuovi, ma come potete vedere già i risultati raggiunti nel precedente monitoraggio erano incoraggianti. Ora va fatta una precisazione, si vedono molti 100%, questo non vuol dire che la pubblica amministrazione italiana è digitale, vuol dire che preso atto delle caratteristiche della pubblica amministrazione, con i pregi e i difetti, si sono stati formulati target, e mi ricollego a quello che dicevo precedentemente, target sfidanti ma raggiungibili, sono stati raggiunti tutti e quindi significa che la strada intrapresa è quella giusta. Se vogliamo proprio mettere in risalto sostanzialmente una cosa, si può vedere quell'82% della governance, segno soprattutto inficiato, passatemi il termine, da obiettivi dello scorso piano non totalmente raggiunti sulla nomina di RTD e sulla diffusione delle competenze digitali all'interno dell'amministrazione. Questo a sottolineare il fatto che la trasformazione digitale, che a mio modesto parere non avrà mai un punto, ma è un percorso in continua evoluzione, in itinere, non deve essere considerato solo un mero adeguamento tecnologico, ma deve essere anche supportato dallo sviluppo di figure, vedi la RTD, o da sviluppo di competenze adeguate al fine di supportare le amministrazioni a far proprio le nuove tecnologie e a sfruttarle al meglio. In questa sezione, oltre all'esposizione dei dati da un punto di vista visuale, avrete anche la possibilità nell'area dati di poter fare il download di queste informazioni in diversi formati, sostanzialmente. Troverete anche un'area contatti per eventuali domande.
Come rimarco il concetto che attualmente sul sito sono presenti il risultato dei monitoraggi del vecchio piano, ma prossimamente troverete anche i risultati del nuovo piano. Con questo ho concluso il mio intervento, credo di aver recuperato qualche minuto per stare nei tempi e ripasso la parola Sì, al grazie a professor Ponzella. Nicola Veglianti per la sua esposizione e a quella degli altri. Io completerò la presentazione di tutto l'ufficio con le ultime slide che riguardano le attività che sono ad integrazione di quelle della redazione del piano triennale. Agid svolge alcune attività ulteriori che in qualche modo valorizzano e ampliano il valore del piano triennale, alcune delle quali sono conosciute da amministrazioni presenti, come ho letto in alcune domande, come le rilevazioni che riguardano la spesa ICT delle pubbliche amministrazioni. La quinta edizione, quella relativa ai dati del 2022, è in fase di pubblicazione e quindi sarà resa disponibile a tutti tramite il sito Agid nelle prossime settimane. Agid in qualche modo ha anche ampliato, approfondendo alcuni aspetti settoriali relativi alla spesa ICT. Per esempio, faccio riferimento a quella sulla sanità territoriale, già pubblicata nelle precedenti edizioni, e in via di realizzazione anche in queste settimane. Agid ha, anche una proiezione di ulteriore ampliamento, di queste attività di rilevazione. Proponendosi appunto di poter effettuare indagini anche su spesa ICT delle PA a livello territoriale o macro territoriale e anche sempre per quanto riguarda la spesa ICT per fonti di finanziamento, pensiamo per esempio al PNRR o ai fondi strutturali che in qualche modo possano essere indagini che valorizzino quale uso è stato fatto di quei fondi appunto nella percorso di transizione digitale. Il format del piano triennale è uno strumento che abbiamo messo a disposizione dallo scorso anno, ne facevate cenno anche voi in chat. Al momento sono presenti un formato scaricabile e una guida. Posso rassicurare tutti che in questo momento è oggetto di una più che di una riflessione, quella di rendere automatizzabile e eventualmente utilizzabile online tramite web il formato del piano triennale anche attraverso una raccolta dati delle amministrazioni che possa essere in qualche modo digitalizzata. Questo è un esempio che abbiamo riportato all'interno della guida di percorso workflow per la pubblicazione del piano triennale che invito tutti a verificare rispetto alle proprie esigenze che può in qualche modo introdurre le amministrazioni per una redazione del proprio piano triennale. L'ultima slide riguarda eventi di divulgazione e formazione come quello attuale, quello appunto che stiamo realizzando in questo momento. Vi sono ulteriori webinar divulgativi, come si diceva all'inizio della giornata odierna. Vorrei ricordare i due webinar che saranno effettuati nei prossimi 2 venerdì, quindi della prossima settimana e di quella successiva, in cui daremo spazio e voce ai soggetti che hanno collaborato nella redazione del piano triennale. Voglio specificare che le domande che state riportando in chat che riguardano ambiti tematici verticali, quindi che ricadono in qualche modo su le 6 componenti tecnologiche, potranno essere oggetto di risposta appunto nei 2 prossimi webinar.
in considerazione del fatto che tutti e sei le componenti tecnologiche saranno affrontate nei due webinar successivi. Faccio riferimento al capitolo 1 che riguarda servizi, che vedrà coinvolti colleghi di Agid, al capitolo 2 dati e vedrà coinvolti colleghi di Agid del Dipartimento per la trasformazione digitale, il capitolo 3 sulle piattaforme vedrà coinvolti colleghi di PagoPA. Il capitolo 4 sulle infrastrutture, colleghi del Dipartimento Trasformazione Digitale, così come il capitolo 5 interoperabilità, mentre sul capitolo 6 per la sicurezza informatica coinvolgeremo colleghi dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Sul capitolo 7 sarà sempre Agid a illustrare quelle che sono alcune delle leve per l'innovazione. Sono anche previsti e programmati per chi ha seguito il webinar dello scorso venerdì dei laboratori formativi sul piano triennale, ma anche e soprattutto su alcune tematiche di supporto ai responsabili per la trasformazione digitale. Quindi invitiamo anche tutti coloro che sono interessati a poter eventualmente informarsi anche sulle modalità di partecipazione ai laboratori sul sito di Agid. Io ho completato la presentazione e ripasso la parola Allora, a in Patrizia questi minuti Schifano. che rimangono, se siete d'accordo, io vi leggerei qualche domanda e poi appunto a voi la possibilità di risposta. Fermo restando che siccome siamo stati tanti, eravamo 850 fino a poco fa, sono arrivate molte domande, quindi appunto come si diceva prima, sicuramente alcune vi arriveranno diciamo, per iscritto, saranno messe sulla pagina di Eventipia. Ma ad altre si risponderà nei prossimi webinar. Allora, io provo a vedere qualcuna che è rimasta, diciamo, inevasa. Mentre faceva la comunicazione Stelio Pagnotta, Silvia Pusceddu ha chiesto: entro il 31 marzo le PA sono tenute all'adozione del PIAO. Che rapporto c'è tra piano triennale e PIAO? Il piano triennale potrebbe essere inserito nel PIAO? Sì, grazie Patrizia. Diciamo che chiaramente per quanto riguarda l'adempimento connesso al PIAO è evidentemente un ambito di nostro miglioramento, cioè nel senso che è necessario procedere verso un discorso di piena integrazione. Naturalmente, come praticamente sapranno tutti, visto che ovviamente la nostra audience lavora prevalentemente in pubbliche amministrazioni, all'interno del PIAO è previsto che vengano inseriti specifici obiettivi di digitalizzazione. Quindi, chiaramente, sicuramente dal punto di vista redazionale per le pubbliche amministrazioni potrebbe essere un momento di incontro, se è specificamente previsto o no. Chiaramente, se può essere utile loro, lato redazione, per razionalizzare l'attività e per sistematizzare la loro attività, potrebbe essere, almeno a mio parere, una buona situazione di compromesso, però che sia espressamente previsto non è espressamente previsto. E poi Stelio, ce n'è un'altra, diciamo, che è arrivata sempre durante la tua comunicazione. Per quanto riguarda l'obiettivo 1.4 sulla migrazione delle PEC, l'attuale convenzione CONSIP 8.1 prevede l'adeguamento a EIDAS? Nel senso, sì per la domanda, però essendo un tema particolarmente specifico, chiaramente non so se è previsto l'intervento della collega Agid che si occupa delle cose nei prossimi webinar. Al contrario, chiaramente ce ne faremo carico in forma scritta, sentendo la persona che se ne occupa, perché non ho una risposta a questo tema tecnico, insomma. Ok, un'altra domanda di Alessandra Sposato. Esiste la possibilità di compilare il proprio piano attraverso un sistema di compilazione online basato sul format PT del precedente piano? Altrimenti, quale sarebbe il termine di adozione del piano? Allora, su questo non so se vogliono, diciamo, entrare Fabrizio Donzella o Ludovico Annibali per spiegare o se rispondo io. Vedo che Sì, si sono connessi, risponderò a noi. Fabrizio, non so. Okay.
Prego, Ludovico. Diciamo sì, ho visto le diverse domande e possiamo dire che stiamo comunque facendo dei ragionamenti in tal senso, quindi ci stiamo lavorando. Ecco, per ora diciamo questo. Comunque, le osservazioni che sono state fatte nella chat sicuramente saranno prese in considerazione, ma possiamo dirvi che stiamo già lavorando comunque in tal senso. Non so se vuoi Sì. aggiungere. Ok, grazie a Ludovico Anniballi. Poi Scusa ve ne leggo Patrizia, un'altra di se Patrizia. posso aggiungere una cosa su Sì. questo, rispetto a quanto diceva Ludovico, nel momento in cui noi, faccio anche un po' da memoria storica, nel senso, nel momento in cui noi abbiamo lavorato al tema del format del piano triennale, abbiamo lavorato con una serie di amministrazioni pilota che ci hanno chiaramente supportato nella stesura dello strumento e una delle chiaramente dei temi e delle necessità che era emersa era proprio questa, quindi è stato uno degli aspetti e degli ambiti che abbiamo preso in carico, quindi come diceva Ludovico, ci stiamo sicuramente, cioè stiamo andando in quella direzione. Era solo per spiegare che era un'esigenza comunque emersa e di cui siamo assolutamente consapevoli. Benissimo. Patrizia Di Stefano chiede, le ARPA possono accedere ai fondi del PNRR? Non so se diciamo. Non ho sentito, scusa Patrizia. Le ARPA possono accedere ai fondi del PNRR? Vabbè, chiaramente, cioè, nel senso non abbiamo una risposta su questo, nel senso che poi ovviamente invitiamo a consultare quanto previsto sulla piattaforma PA Digitale 2026, che è quella dove sono indicati tutti gli avvisi che vengono pubblicati per il PNRR per quanto riguarda la missione relativa alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Quindi almeno io personalmente non ho una risposta specifica. Sì, Patrizia, Allora, poi c'è una domanda. Sì? vorrei un po' Sì. rispondere ad un po' di diciamo domande che sono arrivate in chat rispetto alla diciamo, possibili evoluzioni e miglioramenti del piano triennale, perché sono state fatte alcuni accenni appunto a possibilità di miglioramento. Sicuramente sono tre le direttrici evolutive che ci stiamo dando e che possono in parte rispondere alle sollecitazioni che abbiamo ricevuto in chat. La prima riflessione riguarda la triennalità del piano. È stato fatto riferimento diciamo, ritardo della pubblicazione del piano e su questo stiamo lavorando perché si possa in qualche modo anticipare la pubblicazione del piano, perché questo possa permettere poi a tutte le pubbliche amministrazioni di adeguarsi con un tempo congruo chiaramente a quelle che sono le linee di attività, gli obiettivi e i target che il piano espone. La seconda direttrice evolutiva riguarda un po' quello che l'ingegnere Anniballi anticipava, ossia una ricerca di soluzioni che possano automatizzare la raccolta dei dati che riceviamo dalle pubbliche amministrazioni e che sono funzionali sia al monitoraggio che noi effettuiamo e sia anche ed eventualmente alla redazione dei piani triennali da parte di ciascuna pubblica amministrazione. Su questo quindi abbiamo ben presente anche rimarcando quanto diceva Stelio Pagnotta, essere uno degli elementi di evoluzione forse più importanti della nostra attività sul piano. Una terza direttrice evolutiva, l'ultima, riguarda la possibilità che il piano si ampli anche ad ulteriori capitoli che riguardano, per esempio, che possano riguardare, per esempio, gli ambiti settoriali di digitalizzazione. Faccio riferimento eventualmente alla sanità digitale, alla giustizia digitale, alla scuola digitale e quindi a tutti gli altri settori che, tra l'altro, hanno già diciamo un percorso avviato da anni e che sono presenti anche in termini di finanziamenti ingenti all'interno della missione 1 del PNRR, che in qualche modo cercheremo di diciamo,
permettere una loro valorizzazione all'interno del piano stesso. Prego, Patrizio. Ok, allora grazie. Forse abbiamo il tempo per un'ultima domanda che è della collega Cornero di Formez, che dice: per quanto riguarda l'esperienza utente e la diffusione dei test con gli utenti, nel piano è stato fatto uno specifico riferimento, almeno come consiglio, al protocollo IGLU per la realizzazione di test realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e già inserito nelle linee guida servizi web di Allora, Agile? anche su questo ci riserviamo di rispondere nei due webinar prossimi, in particolare per quello che riguarderà il capitolo 1 sui servizi. Come dicevo, sarà coinvolto un nostro collega Agid che eventualmente potrà rispondere anche a questa domanda. Quindi chiedo alla dottoressa Cornero di eventualmente ricollegarsi al prossimo webinar. Ok, va bene, buona parte delle domande in realtà sono state, diciamo, si sono esaurite con gli interventi che hai fatto ultimamente, Fabrizio, e poi ce n'è una di Daniela Brunno che dice: quando verrà inviato il questionario per la rilevazione della spesa ICT? Allora, sì, su Questa questo possiamo rispondere. Diciamo, solitamente viene avviata l'indagine sulla spesa ICT a cominciare dalla primavera. Anche su questo però stiamo facendo delle riflessioni che possono in qualche modo migliorare soprattutto la raccolta dei dati e come si faceva riferimento a prima. Quindi, sarà anche influenzata da questa riflessione, da quello che poi potremo mettere in opera, quelli che saranno i tempi di avvio dell'indagine sulla spesa ICT per quest'anno 2023. Benissimo. Allora, direi che al resto, diciamo, delle domande sicuramente si risponderà nei prossimi webinar e altrimenti io passo comunque tutte le domande che voi avete posto in chat agli esperti di Agid e quindi troverete anche un PDF eventualmente sulla pagina di Eventipia. Se non vi riuscite a collegare adesso è perché, come vi dicevo in chat, ci sono appunto dei lavori di manutenzione di alcuni dei sistemi di Formez e quindi se non vi riuscite a collegare adesso il collegamento verrà ripristinato a breve, ci avevano avvisato con una mail. Allora vi ricordo che il prossimo venerdì ci soffermiamo sul focus, faremo un focus sulle componenti tecnologiche. Vi do l'appuntamento per il 17 allora febbraio, sempre alla stessa ora, dalle 12 alle 13:30. Questi webinar sono singoli, nel senso che potete scaricarvi l'attestato di iscrizione una volta che è concluso il webinar ed è stata attestata la vostra presenza sulla base del tempo di partecipazione al webinar, quindi almeno 20 minuti, e vi potrete scaricare appunto l'attestato di partecipazione direttamente da Eventipia dopo aver compilato il questionario di gradimento che trovate sempre sulla pagina di eventi. Vi ricordo che nel caso si dovessero chiudere prima le iscrizioni, come è successo questa settimana, le abbiamo chiuse giovedì invece di venerdì, è perché abbiamo raggiunto il numero massimo di iscritti possibile, quindi il sistema, diciamo, ci blocca l'ulteriore accettazione di altre iscrizioni. Questa volta eravamo a 1300, adesso siamo appunto siamo arrivati a 850 partecipazioni durante il webinar. Iscrivetevi per tempo, la pagina del prossimo la troverete, diciamo, già da domani online, sempre sulla sezione di eventi. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie a tutti.